Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati su Fortnite. Signori, sto registrando questo video che in teoria dovevate vedere domani pomeriggio e di fretta perché praticamente oggi deve uscire Formula 1 e purtroppo la PlayStation non mi ha deciso di non registrare il Gran Premio di Monza, quindi devo andare a registrare il prossimo Gran Premio di Formula 1 con la Maullo Racing che vedrete domani pomeriggio e purtroppo abbiamo perso il Gran Premio di Monza in cui avevamo fatto un ottimo secondo posto, signori. Purtroppo sono cose che capitano, poi ve ne lo spiegherò meglio, ne parleremo meglio domani nel video di Formula 1. Detto questo, signori, oggi siamo tornati con Fortnite, con l'agente Banana. Prima di partire il video vi ricordo di iscrivervi al canale, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti, per il supporto e per tutto quello che fate per il canale e per le serie. Vi ricordo di seguirmi su Instagram dove mi trovate come Maullo941 e soprattutto perché tramite le stories vi informo sulla programmazione dei video quando me ne ricordo e sulle live che andiamo a fare, che di solito sono sia su questa piattaforma che su quella viola, che vi ricordo di seguirmi anche lì, che mi trovate come sempre come Maullo941. Detto questo, signori, il nostro agente Banana è pronto, non perdiamo tempo, mandiamolo in campo e mandiamolo in campo, mandiamolo sull'isola e vediamo di riuscire a fare quantomeno un risultato buono. Lo spero, io sono a livello 25, ho capito. Ci vediamo sull'isola, signori. Ok, signori, ci siamo. La prima cosa che noto è che l'autobus è cambiato. Una volta c'era il pallone diretto, ora non c'è più manco il pallone. E si è sgonfiato. Si è sgonfiato il pallone, signori. Intanto in tantissimi si stanno già lanciando. Guarda come si lanciano tutti. Cioè, non sta nemmeno nessuno sull'autobus. Siamo gli unici, gli ultimi a rimanere sull'autobus. Meglio così. Meglio così, vuol dire che nessuno. Cos'è quella cosa là dietro? Quella cosa con due corna che spunta dall'acqua. Che cazzo là è? Scusatemi, io devo scendere qui sull'isola volante. Ormai mi sono abituato a scendere su qua sull'isola volante. Mi piace, riesco a organizzarmi bene. Quindi partiamo sempre dall'isola volante. Andiamo là, nella casetta dello zio Tom. E vediamo di trovare qualcosa subito per difenderci bene. Allora, l'obiettivo, signori, non voglio arrivare a chissà quanto, ma riuscissimo a fare top 10. Sarebbe già tantissimo. Io, come al solito, se dovesse andare bene la partita, non faccio nessun taglio, signori. Così ce la godiamo tutta quanta assieme. Dai, così. Subito, subito. Ok, qualcosa l'abbiamo trovata. Non sfondiamo niente. Quello che cos'è? Che è sta cosa? Rimbalzante, non mi serve. O quantomeno può essere che serve, ma non lo voglio. Ok, calma e sangue freddo, calma e sangue freddo, calma e sangue freddo. Quello non lo voglio. Il camino è carino. La pistoletta me la prendo per ora, che magari mi può tornare utile. Questa lo posso aprire? Sì, oh, della frutta. No, non la voglio la frutta. Va bene che la frutta fa bene, ma in questo momento non mi serve. Sì, questo prendilo. Di qua usciamo dall'altro lato, no? Sì. Però, scusami. Iniziamo anche a prendere un po' di legno. Eccolo qua, la cassa che cercavo, signori. Che cosa mi ha dato? Che cosa mi ha dato? Un fucile viola. Quello lì, jetpack. No, sinceramente il jetpack non mi serve. Questo lo lasciamo. Questo lo spostiamo qui. Questo lo mettiamo qui. Va bene. Ok, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Sicuramente il jetpack, qualcuno che lo sa usare mi starà insultando malamente. Ma io non lo so usare il jetpack, quindi non lo portiamo. Dico, meno complicanze, va bene così. Dove sta la cassa? Distruggo tutto, la casa sta lì sopra, l'ho vista, l'ho vista. Distruggi tutto, distruggi tutto. Ok. Ok, questo ce lo abbiamo pure. No, 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 non volevo la tanica di benzina. Mannaggia a te, non la voglio la tanica di benzina. Voglio il fucile quello lì, perfetto. E voglio anche questi, che mi vado a fare subito. Dai così, dai così, dai così. Ho capito che si devono tirare così a come capita. Piglia quello lì, questo non lo posso fare adesso. No, perché andava fatto al contrario. Ah no, me lo posso fare, bello così. 50, va bene, meglio di niente. Ok, signori, abbiamo un po' di copertura. Siamo messi bene, la safe. Siamo dentro la safe. Porca miseria, meglio di così. Siamo partiti alla grande. Siamo partiti alla grande. Se non sbaglio c'era un primo piano pure. Continuiamo a cercare. Vediamo se troviamo materiali. Questi me li prendo molto volentieri. Uno shieldone, che mi sparo subito. Dai così. Così. Se l'è cantata e suonata. Ma che cazzo
scazzare la spunta nella. Ok, questa me lo piglio. Perfetto, non ci sono grosse munizioni. Forse mi sarebbe servita qualche munizione in più. Però va bene, siamo messi bene. Non penso che siamo messi male. La frutta non la voglio. Di qua, se non sbaglio, si torna il bagno. Perfetto, questo oramai distruggiamo, no? Almeno mi prendo la ceramica. Va bene. Va bene, siamo messi bene, signori. Spostiamoci verso quel lato di là, che ci dovrebbe essere il ponte. Mantieni salute e scudi al completo. Forse devo mantenere salute e lo scudo al completo per un minuto e 19. Non capisco degli obiettivi quello che c'è scritto. Allora, là c'è il ponte, andiamo verso il ponte, signori. Qua c'è un'altra casupola, siamo rimasti in 69. Ok. In 69 non siamo messi proprio male. Là ci sono dei pesci strani che volano, lasciamoli perdere. Non facciamo caso ai pesci. Rompiamo la casupola così recuperiamo altro legno. Questo letto non mi piace, è fatto male. Non ci sta nulla. Salve, buongiorno. Non ci sta niente. Il rampino non mi interessa. La canoa non mi interessa. Non ci sta niente. Ma le munizioni? Si sono fregate tutte le munizioni. Non ci stanno più munizioni a questo gioco. Andiamo verso il ponte, signori. Andiamo verso il ponte. Andiamo verso il ponte. Vediamo se riusciamo a trovare qualcosa prima che la safe si chiuda. Perché siamo al limite. Vabbè, ma il ponte è dentro. Il ponte è dentro, ok. Il ponte è dentro. Il ponte è dentro. Siamo rimasti in 60. Bello così. E noi ancora non abbiamo fatto assolutamente niente. Che cosa bellissima. Che bello quando è così, vedete, che tutti si ammazzano fra di loro. Sì, perché tutti si sono lanciati molto prima. C'è qualcosa qui. Ma neanche munizioni ci stanno. Ma dai. Ma non ci sta nulla. Granata, onda d'urto. Ma non mi serve. Volevo delle munizioni. Mannaggia a voi. Va bene. Stringiamo, stringiamo, signori. Stringiamo. Settimana 4. Boh, non so che cosa ho completato. Mi ha dato 20.000 di punti di esperienza. Va bene così. E siamo sopravvissuti a 50, signori. Partita poco emozionante. Però va bene così. Va bene così. L'obiettivo è la top 10, signori. Se riuscissimo ad arrivare in top 10, sarebbe tanta roba. La safe si sta chiudendo. Sì, la safe si sta chiudendo, ma siamo praticamente no, in salvo di più. Questo muretto non ci avevo mai fatto caso. Qui ci sono dei funghi. Sono dei funghi magici, ma non mi serve prenderli perché non abbiamo già lo scudo al massimo. Ok, continuiamo la nostra camminata. Attenzione qui alle alci che potrebbero attraversare da un momento all'altro. Guardiamo a destra, guardiamo a sinistra, non ci sono alci, quindi andiamo per avanti per la nostra strada. Se la fa tutta a corsa. Il nostro agente banana sta a correre tutto il tempo. Dai così, dai così, dai così, dai, gente, con il nostro bellissimo zainetto a banana. Ok, qua stiamo arrivando alla Stark Industries. Ok. Qui là ci sono tutti gli agenti. Brutto posto, signori, brutto. Stiamo alla larga. Vorrei evitare di morire proprio da dei bot, come si usa chiamarli, da dei bot. La settimana Stark Industries visitata, erano indicati una volta in una partita. I luoghi indicati, devo visitare i luoghi indicati. Questo non l'ho capita. Non l'ho capita. Spiegatemi poi nei commenti che vuol dire che devo. I passi, sono due passi, ma sono gli agenti. Via, meglio starci lontano, evitiamo di farci ammazzare male. Allora, qui siamo al limite dell'isola. Siamo al limite dell'isola e siamo rimasti in 39, signori. La top 10 si avvicina. La top 10 si avvicina. E qui c'è un bellissimo slurpone che piglia al posto di quelli piccoli. Dai, così. Prendiamo questo qua, questo non so cosa sia. Munizioni per il fucile a pompa che non ho, ma che andiamo a prendere al posto della pistoletta. 9 munizioni per il fucile a pompa, meglio di niente. Allora, scendiamo piano piano, signori. La vedo una capanna. Siamo rimasti in 32. La vedo una capanna e siamo rimasti in 32. Scendiamo piano piano. Scendere sull'isola volante è spettacolare perché non ci va quasi nessuno. Non ci va quasi nessuno. Ciao Isoletta, grazie mille per avermi risparmiato. Là forse è morto qualcuno, là, signori. Vedo tanta roba a caso. È morto qualcuno, mi sa lì. No, 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 no. Era qualcuno accampato. Ok. Munizioni, munizioni. Questo cos'è? No, gli sdruppini ce l'ho. Munizioni e munizioni. Ok.
Quantomeno abbiamo trovato delle munizioni, signori. Quantomeno abbiamo trovato delle munizioni. Andiamo verso la casa lì abbandonata. Andiamo verso la casa abbandonata, anche se là c'è un motoscafo abbandonato. Cioè, no, no, non è un motoscafo, è un ponticello. Io vedo cose strane, signori. Allora, siamo nella capanna dello Zetom. Nella capanna dello Zetom che non ha un'entrata. No, ce l'ha da questa parte. Salve, che cos'è? Un bagno pubblico. Mamma mia, cosa brutta. Munizioni per noi. Ok. Possiamo difenderci, signori. Siamo rimasti in 25. Possiamo difenderci e dobbiamo andare verso la safe, che è da tutt'altra parte. Perfetto, io stavo andando verso la città e invece no, dobbiamo andare da tutt'altra parte. Via, 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 veloce, 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 veloce. Aggiornamento tecnico-tattico, signori. Siamo in safe, stiamo percorrendo la strada. Siamo rimasti in 20. Sono a 10 eliminazioni dal mio obiettivo, signori. Che cosa cazzo, arrivare nella top 10 senza aver fatto nemmeno una kill sarebbe l'apoteosi. Sarebbe l'apoteosi. Sto percorrendo la strada nella speranza di avvicinarmi a qualche punto importante per trovare qualcosa di interessante. Questa la posso aprire, eh? No, mannaggia loro. Vediamo, 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 vediamo. Qua c'è una macchina, c'è un camion con sopra una macchina. Là c'è una casa. Andiamo verso la casa, andiamo verso la casa. Vediamo se troviamo qualcosa. Qualcos'altro di più utile dentro la casa. Massimo, ci barrichiamo lì dentro e come finisce si racconta, signori. Come si dice in gergo, andiamo a camperare. Perché mettere una canoa sul prospetto di casa? Dite, dove sta l'intelligenza di mettere una canoa sul prospetto di casa? Tra l'altro sopra la porta. Quindi ti può cadere in testa da un momento all'altro. Allora, stiamo calmi. Tante casse, tante casse, tante casse. Sono segnate tante casse. Qua c'è un kit medico che però non posso portarmi perché già sono al completo. Cassa 1 per noi. Dai così. Ok. Ho preso solo delle munizioni, signori, perché poi ho sentito delle bombe che sono esplose vicinissime a me. Qua sotto la cassa? Come fa a essere qua sotto la cassa? Ancora più sotto la cama, non penso. Dove sta? In Giappone la cassa, signori. Infatti, qui sotto non c'è sta nulla. Dove sta la cassa? Bah, non so dove sia l'altra cassa, signori. Sono ignorante, scusatemi. Scusate. Attenzione, calma, calma. Siamo rimasti in 18, signori. In 18. In 18, signori. Fucile però cortesemente lo dai in mano, grazie. Deve essere per forza qua sopra deve essere. Ah, ecco appunto. Il pompa verde me lo prendo molto volentieri. Il pompa verde me lo prendo molto volentieri con altre munizioni. E anche i materiali me li porto a casa. Ok. Si stanno ammazzando vicino a me. Si stanno ammazzando, ho sentito degli spari. Se ne resti in 17, vorrei arrivare nella top 10, signori. Calma, 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 calma. Inizia. Guarda dove sta, guarda dove sta. No, non lo prenderò mai da qua. Via, 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 via. Ci vorrebbe un fucile da cecchino, come se non ci fosse un domani. Ci vorrebbe il fucile da cecchino. Mi sa che lui ce l'ha il fucile da cecchino. Aia! Così impari a voler rompere le scatole a Maullo, signori. Il problema è che sono praticamente morto. Dai, è così, signori! 2 kill, 2 kill e siamo rimasti in 13. 2 kill e siamo rimasti in 13, signori. In 12, chiedo scusa. Zitti, zitti, che nessuno mi rompa le scatole. Fatti qui la benda, fatti tutte cose. Recupera, 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 zio, recupera, zio. Ok, abbiamo tutta la vita. Calma, 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 calma. Questo che mi ha lasciato? Mi ha lasciato. Piglia questo. Piglia munizioni. Ok, e ok. Calma e sangue freddo, signori. Siamo resti in 9. Obiettivo raggiunto, signori. Obiettivo raggiunto. Abbiamo raggiunto la top 10. Andiamo a vedere là cosa è rimasto.
di quello che abbiamo ucciso prima? Questo è un coso di munizioni? No, 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 questo non è un coso di munizioni. Qua ci sono altre munizioni del fucile a pompa. Ok. Vai così. Tra i due litiganti il terzo gode, signori. Li abbiamo shottati male a tutte e due. Dai, 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 dai. Cerchiamo di prendere il più possibile. Cerchiamo di prendere il più possibile. No, questo c'aveva il cecchino. Ma è un pazzo. C'aveva il cecchino e non mi ha ammazzato. Pigliamolo, pigliamolo al posto del pompa. Dite che ho fatto la cagata? Forse potrebbe aver fatto la cagata. Pigliamo, facciamo una cosa. Ripigliamo il pompa al posto di quello lì. Ok, calma e sangue freddo. Noi siamo in safe, signori. Noi siamo in safe. Io direi di tornarci là nella casa. Deve essere una partita veloce. Siamo rimasti in 6. Siamo rimasti in 6. Siamo rimasti in 6. Forse la casa non è dentro la safe. Mannaggia. Porca di una paletta ambriaca. La casa non è dentro la safe. Mannaggia, però. Aspettate. Tattico, tattico, signori. Proviamo a salire. Aia, aia. Chi è? Il cecchino, il cecchino. Dammi il cecchino. Dammi il cecchino, dammi il cecchino. No! Mannaggia a te. Dammi il cecchino, dammi il cecchino. Siamo messi male, signori. Perché non so chi ha ucciso quello. Tu sei scemo che devi caricare quando ce l'avevi sotto tiro. No, 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 no. Dovrà caricare prima o poi lui, dovrà caricare prima o poi lui. Spara, 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 spara. Ma mannaggia, è stato più intelligente di me. E là dietro c'era un altro. Siamo rimasti in 4, signori. Siamo rimasti in 4, siamo rimasti in 4 e io sono morto. Ma dai, ma dai. Niente, è finita. Ma porca. Avrei dovuto costruire, signori. Se costruivo era fatta. Se costruivo era fatta. Mi sono fissato. No, più che altro forse mi sono fissato col fucile da cecchino e l'ho sbagliata. L'ho sbagliata. Se avessi continuato a spararli col fucile d'assalto come ha fatto lui, forse sarebbe andata meglio. Comunque, signori, quarta posizione, niente, niente male, niente male, niente male. Va bene così, va bene così. Detto questo, signori, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella raga, ciao!